E torno, ecco quello che vedete alle spalle, anche se nel frattempo abbiamo un po' cambiato scala, però dovrebbe caricarsi subito, è comunque un sistema di dati geografici che si possono incastrare l'uno sull'altro, cioè banalmente il sistema del verde indicato dalle persone che sono riuscito a intercettare, se io lo faccio apparire sopra a quello che mi diceva il PPTR come componenti vegetazionali e come componenti siti naturali, vedete che in parte coincide, in parte dicono le stesse cose, però ce ne sono delle altre e questo è il bello, ce ne sono alcune che invece non vengono segnalate, quindi io da lì capisco che magari ha un forte valore nel senso tecnico dell'agronomia, delle scienze vegetali, però che poi in realtà quando parli del sistema del verde, del sistema paesaggistico con le persone, immaginano loro qualcosa di diverso. Le ultime cose su mappa aperta, mi devo rientrare, fare la registrazione è una cosa semplice, questo è l'aspetto social, se vogliamo, però attenzione all'aspetto social, non è Google, non è un discorso che ci accedono tutti, chi è interessato al progetto? Un social molto locale, eh? Chi è ancorato a questo discorso, che è un po' una dimensione che a noi piacerebbe anche mantenere, anche se ci rendiamo conto che sia un limite per alcuni aspetti che non consente magari una grande diffusione del progetto, però insomma, poi sono anche delle scelte. Allora, adesso io zoomando faccio vedere il sistema dei percorsi, il sistema del verde. La cosa bella, quella interessante e quella su cui stiamo per passare è che alcuni di questi, quelli più densi, adesso potete leggervi le cose, a volte ci sono anche cose giocose, che ci sono dei bimbi, però dei bimbi, dei ragazzi, però sicuramente c'è un sistema di informazioni che a me arriva e che io posso estrarre, poi lo vediamo dopo lì, ci arriviamo, e trasformare in un contenuto, sempre da raccontare in diverso modo, però in un contenuto importante che è tema di pianificazione, che è tema di un progetto. Quindi ognuno può commentare l'altro e la cosa bella, insomma, che vogliamo ottenere è questa, che non sia la somma delle indicazioni di tutti. Ecco perché vi apro il blog, l'abbiamo chiamato blog layer, no? Ma sia le indicazioni di tutte commentate dagli altri, migliorate, potenziate, poi non lo so quanto questo siamo riusciti a farlo. Però l'obiettivo principale non è che tu mi segnali questo spazio verde, lei me ne segnala un altro, quella mi dice il punto panoramico, è che alla segnalazione di uno seguano le discussioni, le indicazioni degli altri, in cui c'è sempre qualcuno di noi che fa da facilitatore, ecco perché dico attenzione al nome social, è vero che vuole essere social in quel senso, però non è come Google che metti lì e vai avanti, è un'operazione che tu segui, è un percorso, è un quadro dentro cui scrivere delle cose. Allora, quello che mi interessa, l'output principale, è che si crei anche una visione su quei luoghi e quindi avere la possibilità di dialogare, perché come dicevamo prima, la partecipazione, ma anche una discussione pubblica, è comunque limitata nel tempo e nello spazio. Invece in questo modo forse abbiamo la possibilità di dialogare su delle cose quando noi abbiamo la possibilità di farlo, no? Andandoci e trovandole sempre. E comunque il racconto di quello che avviene, perché se faccio le passeggiate, se faccio il convegno pubblico, io lo riporto in qualche modo, sempre con lo sforzo non banale di riuscire a trasformarlo in un elemento grafico, perché come vedete poi di parole, tranne quelle che mettono gli utenti, qui ne vedete molto poche, no? Anche se cliccando sopra uno ti spiega che cos'è il verde, però lo fai una volta, lo fai memoria, ecco, se tu per risponderti alla tua domanda, qui ti risponde abbastanza bene, ma un utente medio di web se vede questa roba qui poi non è che se la legge tutta, però chi vuole approfondire sì, quindi quando parlo di linguaggio dell'urbanistica, forse è anche sbagliato usare il singolare, no? Dovrei usare il plurale, linguaggi, perché dipende a chi voglio comunicare, devo tenerli insieme nello stesso momento, nella stessa infrastruttura, come devo essere bravo quando faccio un momento partecipato aperto,
a capire chi ho di fronte e a tarare molto anche il lessico, il linguaggio, ad andare io da loro, ad attirarli dentro. E lo stesso vorrebbe fare questo strumento. Chiaramente è molto più freddo, non manca l'aspetto relazionale. Però la grafica e la cartografia mi aiuta in questo. Ed è questo l'obiettivo che insomma volevamo raggiungere. Vi faccio vedere che succede, io prendo qui e segnalo. Se io voglio mettere un'abitudine nuova, è così che si fa, perché noi abbiamo visto quelle che si mettono, però se io voglio dire che qui, in questo spazio, solitamente, è uno spazio pure privato, non lo so, è molto facile disegnare, almeno a me sembra, poi io chiaramente c'è una certa abitudine, metto semplicemente il titolo, raccolta olive e poi scrivo qualcosa qui, no? Posso caricare una foto e quello che è. Salvo e c'è un nuovo layer, si clicca subito sopra e si vede che raccolta olive è stato inserito da Rino il 27 giugno 2014, questo andrebbe migliorato dal punto di vista grafico comunicazione. E poi gli altri possono commentare e avviare questo percorso. Chiaramente, se io voglio, posso modificare la geometria se mi accorgo di aver sbagliato qualcosa col pulsante modifica. Se io voglio, posso cancellare la geometria col pulsante rimuovi e la rimuoviamo perché non ha senso, insomma, no? Quindi la chiudo. E c'è anche questo che è il pulsante info che invece ci dà le informazioni degli aspetti, che poi basta cliccarci sopra, cioè diciamo è il tools di apertura. Tu se non clicchi nessuno di questi tre, sei lì. Quindi lo puoi inserire una nuova geometria, modificarla e rimuoverla. La rimuove solo chi l'ha messa. E questo è un po' pure, oppure il super moderatore, chiaramente, se è una cosa che non va bene, che poi saremmo noi. E mi sembra, questa è una cosa combattuta, poi io non ve lo so dire esattamente, che se poi me la commentano io non la posso più rimuovere. Sono scelte, si può fare in un modo o nell'altro e sono scelte che a noi piace tenere aperte perché poi facciamo con l'interlocutore pubblico spiegando qual è il grado di apertura o meno, no? Di questa cosa, ma cambia poco perché stiamo dicendo è un discorso se vogliamo anche di nicchia, no? Di comunità è la parte bella, è il modo bello per dire la stessa cosa, però un po' di nicchia nel senso che io vado da loro. E dai turisti che vanno lì, o dai tecnici che gli interessa lavorare su Ortelle e Vigna Castrisi, o da quelli che qualcuno chiama portatori di interesse, un termine non mi piace, però insomma il senso è questo, chi si vuole approcciare a quel discorso, quindi gli affezionati, no? Quindi la comunità e quindi dall'altra parte comunque chi già ci mette le mani, cioè non è una cosa che va su un canale che deve raggiungere tutti e che dopodomani devo avere 70 like, no? Cioè, l'obiettivo non è proprio quello, non è Facebook, è un social network, nel senso che uno ha il suo account e entra lì, però l'idea di fondo poi bisogna appunto tararla, customizzarla sulle caratteristiche dell'ente pubblico che te la chiede o del privato, se ci si inventa un modo per dialogare con qualche privato in campo del turismo, è quella di fare una cosa sulla misura umana, no? Su una relazione umana che esiste già, potenziare una relazione che esiste. Io vorrei chiarirlo questo punto, non voglio fare il Facebook della geografia e della pianificazione urbanistica, non è quello. È tirare fuori i temi, discutere delle abitudini, capire quello che è, riconoscersi, per aiutare un percorso che tu avvii già nella realtà. Che non è solo il percorso di partecipazione, è il percorso proprio di pianificazione, poi partecipata chiaramente, ma di ragionamento collettivo sullo spazio, quello sarebbe l'ideale. E avete fatto fuori, no? La domanda, ma poi con gli enti locali come ti colloqui? Cioè chi ti segue di meno, intanto tu glielo fai e vedi come reagisce, è una sfida, eh? È una sfida, è chiaro. Bene, allora magari 12 e 10, come funziona adesso con i tempi? Cioè, fino all'una, un'ora e mezza possiamo. Io posso adesso andare quindi più di un'ora. Abbiamo fatto poco fa la pausa, possiamo. Sì, va benissimo. Io ci tenevo a farvi vedere il fatto qui su mappa aperta, soltanto l'ultima cosa che ve l'ho mostrata già, questa qua dell'interazione, come si mette il poligono, insomma è abbastanza banale, però e poi è quello il cuore del discorso, quindi.
Ci siamo. Quindi, se avete altre domande su mappa aperta, fatele adesso, forse è meglio. Se no, passiamo all'altra cosa di cui volevo parlare. Domande le avete già fatte tutte? Dì. Rispetto a questo progetto, come si pone, insomma, la pubblica amministrazione, la parte, che tipo di approccio c'è? No, non è per nulla banale, nel senso che questo progetto, come ho detto sin dall'inizio, nasce proprio per loro. Inutile girarci attorno. Si possono trovare degli altri committenti, si possono immaginare, però è pensato lì, è quella la sua casa. Quindi devi trovare una pubblica amministrazione che in qualche modo ci crede, che tu hai un rapporto di fiducia in questa relazione e che sia interessata a sviluppare percorsi di questo tipo. Io i percorsi che abbiamo sperimentato finora li abbiamo fatti su territori dove già avevamo avviato con quell'altra realtà di cui faccio parte, Città Fertile, tanto adesso parliamo, dei percorsi, e quindi c'era già una certa fiducia reciproca, chiaramente poi. E quindi era più semplice, ma anche in territori nuovi, sperimentali. Allora, il problema vero di quello che dici tu è che le pubbliche amministrazioni, chiaramente, per nulla chiaro il perché, però si sa, hanno tempi molto lunghi, no? Biblici, soprattutto se stiamo parlando di questi aspetti qui. E allora, io prima ero un pochettino più fiscale, soprattutto quando abbiamo immaginato mappa aperta. No, mappa aperta parte il giorno in cui parte veramente il programma di rigenerazione. E ne va parallela. Non volevo nemmeno sentire parlare di essere preliminare a quella cosa, perché è un po' forse un mio limite, però io intendo che la partecipazione, il percorso partecipato, possa avviarsi nel momento in cui c'è anche una forma di contratto scritto tra il centro e la periferia, quindi l'amministrazione e il cittadino, e io ne sono in qualche modo il garante, io come piattaforma in questo caso, io come tecnico in un altro caso, no? Se non c'è questo contratto, quindi che è già tutto fermo, guardate che il percorso partecipato è molto più debole. Nel senso che tu non hai una posta in gioco e le persone questa cosa la capiscono immediatamente. Tu puoi andare da loro a dire ragioniamo su qualsiasi roba, ma se quella roba non è incastrata dentro un percorso ben preciso, un obiettivo da raggiungere, un protocollo d'intesa firmato, ha molta meno forza. E ripeto, questo ero io pure qualche tempo fa. Chiaramente, poi io provengo come, diciamo, come storia personale, come forma di, anche di formazione di questo tipo di professione, che è poi sempre un po' al confine tra la professione e la vita, no? Anche da tutto quel marasma di movimenti che nella seconda metà del 2000 insisteva molto sul concetto di democrazia rappresentativa, che era un po' superata, di cittadinanza attiva, di questi aspetti qui. Quindi non mi sottraggo al tema dello spontaneismo, invece, che è l'altro aspetto della medaglia, no? Dove l'amministrazione all'inizio non c'è e prova a risponderti. Tu fai le cose, no? L'esperienza degli orti urbani, anche delle occupazioni, quelle più spontanee, quelle più vere. E poi l'amministratore se ne rende conto e le acchiappa dopo e riesce a dargli una dignità in qualche modo senza pilotarle, no? Quindi non c'è una strada che sia migliore dell'altra. Questo è un discorso un po' più maturo, se vogliamo. Dipende dai casi. È chiaro, l'ho detto subito, io ho chiarito il quadro, mappa aperta nasce per quel caso lì. Quindi l'amministrazione, il dialogo te lo devi fare prima, che perché mappa aperta ha bisogno di una piattaforma e di un obiettivo da raggiungere. Ci sono WebGIS social network che ragiona in un altro modo. Critical City l'hanno chiuso da poco, forse, però era un gran bel strumento in cui tu facevi delle cose, come si chiama quell'altro, presentato l'altro giorno, insomma, Critical Map forse, dove invece fanno le in maniera spontanea, no? Le missioni. Ecco, c'è un gruppo che lancia delle missioni che sono divertentissime, cioè molto più divertente di mappa aperta, chiaramente. Un'altra cosa è lanciano una missione, guerriglia gathering, e tu. Ma non è solo quella, tipo recuperare Sì, in generale.
come si chiamano, le cabine telefoniche in disuso, no? E allora ognuno se la inventa come vuole. Poi vai lì, quello è un gioco veramente, ti prendi i punteggi, le cose, però d'altro campo sviluppano un sacco di senso civico, no? È allargata, è su tutto, quindi non c'è una strada diversa dal migliore dell'altra, si possono intraprendere, dipende dal caso. In questo caso qui l'amministrazione sta prima, siamo iscritti in quel quadro, ho detto all'inizio, e ti devi fidare però, poi valuti nel percorso, poi sono cose che non puoi prevedere però i percorsi, eh? Non puoi prevedere tutto. I tempi sono lunghissimi, quindi come ti dicevo, poi ho fatto questa divagazione, e sarebbe utile che sia parallelo, ma non è quasi mai così, tu parti prima di loro, forse è utile perché gli stimoli a partire, in un caso, scusate, questo è successo, quindi non ho una risposta che sia univoca, purtroppo, a quello che mi dici. Quindi è importante che ci siano. Nel caso di mappa aperta, il committente è pubblico? Nel caso di mappa aperta, negli ultimi due casi il committente è pubblico, nei primi due era il principio attivo, ce li siamo pagati da solo, abbiamo sperimentato per metterlo in moto, in partenariato con due comuni a cui l'abbiamo regalato praticamente, e ce l'hanno. Però, guarda caso, quei due comuni sono quelli che hanno fatto meno uso di quelli con cui poi ci siamo interfacciati dopo e su cui ci stiamo interfacciando adesso. Uno l'ha fatto un uso, un altro invece l'ha lasciato proprio lì. E quindi per questo dico, le storie sono veramente difficili da dare una risposta unica, no? Da paragonare, da tenere insieme. Ma questo capita sempre quando fai progettazione urbanistica, specie se tenti in qualche modo di innovarla, no? Di fare in maniera partecipata oppure con strumenti innovativi. Cioè, all'inizio devi trovarti gli strumenti da soli, cioè, non ci sarebbe stato nessun comune che ci finanziava questa cosa, lui perché intravedeva questa cosa, noi il finanziamento l'abbiamo preso, vi ho detto, no? In quel modo lì, tra l'altro sapete pure le dimensioni di quel finanziamento e sapete, potete immaginare invece quant'è il costo reale, no? di un'operazione che va su web, di un'operazione che ha un alto contenuto tecnologico, che adesso in questo settore il tempo è molto veloce, no? Adesso ne sentiamo un po' parlare, sono diventate un pochettino più diffuse, ci sono, come dicevano gli altri ragazzi di Progetti per Comunicare, anche queste app per Google, oppure c'è WordPress che fa delle cose interessanti con i plugin per innestare sotto un'altra cartografia, sempre un po' diverse tra loro, però si richiamano, no? Ma due o tre anni fa non c'era ancora così sviluppato questo mondo, cioè due o tre anni in questi settori sono tantissimi, cioè, le slide che vi ho fatto vedere sono di due o tre anni fa, l'immagine che abbiamo avuta. Il 2012 abbiamo preso finanziamento, l'idea era dell'11, insomma, no? Chiaramente. Va bene, mi farebbe piacere adesso parlarvi invece di queste altre cose, che forse a qualcuno di voi possono interessare di più, qualcuno di meno, e apro il sito di quest'altra mia associazione, ma non per fare pubblicità, per andare nella biblioteca e recuperare un paio di esperienze. Una l'abbiamo pure parlata, ne abbiamo già parlato, e non è questo, perché qui ce ne sono due che si assomigliano, è questo. Ok, allora, come detto, io vi parlo dell'esperienza, di questa vi ho già introdotto, e poi vi faccio vedere le mappe che abbiamo prodotto. Stiamo parlando di rigenerazione territoriale di quei quattro comuni che vi ho fatto vedere prima e di un laboratorio di connessione strategica esattamente nella accezione di cui parlavo questa mattina, quindi di connettere quella parte di territorio che abita, di popolazione che abita il territorio tutto l'anno con quella parte di popolazione che abita il territorio in periodi alterni in maniera molto ciclica. E una delle operazioni che abbiamo fatto all'interno di una rassegna diversa, che ha visto anche materiali di audio video, un concorso per architetti, e questo è il report finale, e c'è anche un piccolo video esplicativo, che anche quello è un modo, una mappa per raccontare le cose. Se lo trovo ve lo posso far vedere, manca l'audio perché vabbè, è soltanto musica, quindi
non serviva, però la parte che mi sembra più interessante da raccontarvi, che ha molto a che fare invece col mapping, ecco il mapping sempre molto allargato, queste sono le infografiche, che anche queste sono delle forme insomma sempre di comunicazione, di quella ricerca sociale, cioè dove stanno la popolazione emigrata, da dove proviene. Alcune di queste possono essere interessanti, tipo questa, no? Un po' riassume. L'ho fatta un po' piccola, invece era quella più importante. Noi siamo andati a capire dove abitano durante l'anno questo tipo di popolazione, che però ha una ricaduta importante, scoprendo poi Lombardia e l'Emilia sono le mete preferite in Italia, e che lì stiamo cercando, ad esempio, se mai i comuni si appresteranno a fare il programma di rigenerazione vero e proprio, l'idea è di lanciare manifestazioni di interesse per dei gruppi abbastanza giovani che hanno esattamente queste condizioni, che vogliono investire nel turismo. Cioè, provo a spiegarmi meglio per quello che riesco a immaginare oggi, perché è veramente difficile, capire se qualcuno vuole investire in delle attività turistiche che tengano insieme questi quattro comuni con Milano, con Bologna, facendo delle cose durante l'inverno a Milano e a Bologna che siano nient'altro che una microstrutturazione di quello che già avviene. Perché ogni volta che arriva il pacco, come dicevamo prima, io faccio assaggiare ai miei amici questo, però il pacco invece che me lo manda mia madre, magari facciamo il consorzio dei prodotti bio e arriva da lì. E questi non devono fare molto altro che costituirsi in una cooperativa e fare una piccola presentazione ogni tanto in qualche spazio. In questo modo qual è l'obiettivo vero che raggiungo io? Che siccome questo turismo che ci stiamo costruendo non è un turismo che vuole essere di massa, io devo arrivare a chi mi interessa portare, e forse questo è un vettore migliore della BIT, tutto qui. Quindi però, arrivando poi all'innovazione che diamo anche nel percorso, la manifestazione di interesse, che di solito è una cosa per i privati, no? Locale una roba all'altra, io la do invece a un discorso di costituzione di una cooperativa che ragiona su questa connessione lunga. Poi saranno loro a darmi le risposte migliori, anche molto, molto più smart di quello che io riesco a immaginare. Quindi questo è il report di questa operazione, in cui vedete c'è molta grafica oltre che cartografia, queste sono delle infografiche fatte apposta sulla ricerca sociale, quindi ha lavorato prima il sociologo, noi abbiamo coordinato tutto e poi c'è anche il comunicatore che ha lavorato per restituirle. Questo è il geoblog, quello che vi ho fatto vedere io, quindi non perdo tempo per nulla. Scusa Rina, dimmi. Con questa operazione tu puoi trasformare, come dire, avete trasformato delle analisi grafiche, territoriali, di migrazioni, di spostamento in opportunità poi turistiche. Sì, ritorni su quello, sul fatto della... Questa cosa che dicevi mi sembrava molto interessante, no? Il fatto sì. Che semplicemente innesti su qualcosa che già avviene, per cui il ragazzo che va a studiare... Se riusciamo vogliamo fare esattamente quello, che dobbiamo usare il futuro perché ci stiamo dentro. Cioè, non inventi niente di nuovo, semplicemente metti a sistema quello che esiste e che è stato... Dai un supporto a chi già lo fa. Se tu parli con loro, che poi loro, e che sono loro, siamo pure noi a volte, no? Queste sono persone che anche a Milano si ritrovano spesso tra loro, già fanno una cena tra amici, però ci sono quattro di quegli amici che non sono di qui, tre sì, quattro no. Quindi il gruppo tu l'hai già fatto, che cosa gli devi dire a quello? Se io lo so che tu lo fai, però ti strutturi in qualche piccola forma, chiaramente non lo puoi fare in maniera del tutto così, allora io gli dico i prodotti te li faccio arrivare. Quelli... Una cosa che mi sembra interessante è che per arrivare a questa analisi tu sei partito da una mappa fondamentalmente. Sì, sì, sì. Certo. Sono partito da un percorso inclusivo con i cittadini, da un'attenta analisi dei territori in cui l'aspetto visuale è dominante. È fatto di mappe, è fatto di foto, avete visto, no? È fatto anche di interviste però, chiaramente, alle persone. Sociologia visuale, insomma. Ce n'è, sì, un bel po'. E abbiamo costruito una visione con loro, partendo da noi, però questa visione, che ad esempio era quella lì dei cerchi, che, allora ve la faccio vedere perché se vi interessa quello, io sono pure abbastanza fiero di quel momento storico, anche se è un po' passato, però vi faccio vedere quelle mappe, aiutatemi a cercare, va bene, andiamo sul sito di Ozza direttamente, Ozza.
Ma la cosa veramente innovativa era che tu, in un discorso squisitamente di urbanistica, innestavi invece come modalità di azione una roba che era molto, ma molto più sociologica, molto più umana, se vogliamo, no? Questo era l'aspetto. E una cosa che tu stavi dicendo, quasi usando le stesse parole, era il preambolo per arrivare a che cosa? Tanto ora te lo faccio vedere che ci stiamo avvicinando. Eccolo. Questo è un documento, io insomma adesso non voglio dire una roba all'altra, però provate a vedere gli altri documenti di rigenerazione territoriale. Documento molto denso, tecnico a tutti gli effetti, però innestato fortemente con una componente sociale, direi umana, no? Perché sociale, che è data dalla partecipazione, è data anche dall'approccio che c'hai, chiaramente, ma è data dalla partecipazione, al confronto reale con le persone. E una di quelle, proprio le parole che stavi per usare tu, mi sembra, è quella che è un punto di debolezza storico connotato, cioè l'emigrazione, che comunque è tale, si prova a immaginare anche nel suo risvolto positivo. Però prendendo coscienza, e questo lo puoi fare solo dopo quella ricerca, perché ci vai a parlare con le persone di nuovo, quindi ti metti in mano il telefono, noi abbiamo fatto, in tutti i comuni sono andati il gruppo di sociologia, insomma, Graziana Basile che ha guidato la ricerca e gli altri ragazzi, e quasi casa a casa, a dire ma dove stanno i vostri, cioè, riusciamo a contattarli? E quei dati vengono da lì, non sono dati dell'Istat, che non riesce a interpretare questa cosa l'Istat, perché ti dà il domicilio, la residenza e hai difficoltà. Poi non saranno precisissimi, però le grandi indicazioni che tra Modena, Bologna, Reggio esiste un cuore denso di questa cosa e l'altra nell'Interland milanese, che magari non c'era bisogno della ricerca, però la ricerca ti dice quante volte tornano, sono 4 o 5, attenzione, non 3. Che era, no? la famosa triade Pasqua-Natale, sono 4 o 5, perché torni 4 o 5? Interessante, quindi c'è quello di Ortella, già ti risponde perché c'è la fiera, che è la quarta, sempre. Però, no, preferiscono tornare per la fiera che non a Natale. Come faccio? Questa cosa è interessante, per me è interessante capire, è l'intuizione che avete avuto prima di partire con questo progetto o una cosa che avete scoperto in fieri? Cioè si è costruita, no? Quindi così come te la sto raccontando adesso non era all'inizio, però sicuramente c'è un'intuizione di partenza. E poi tu hai... Come faccio ad aprire questo PDF? O l'ho aperto 10 volte o... Ah, non c'è il programma? Aspetta, tanto ce lo dovrei avere su ISO. Se no prima vi dico questa, poi faccio vedere quella e l'altro la tengo aperta, vedete? Allora, questo qua è un laboratorio fatto con gli abitanti. Abbiamo fatto questa passeggiata di tutte le marine di Andrano e di Marittima insieme a loro, segnalando punti di forza e punti di debolezza. Insieme a loro, insieme a due importanti presenze da parte del Parco Costa Otranto Leuca, un tecnico, insomma, un ingegnere ambientale e un agronomo, in realtà è biologo, ma si può dire benissimo agronomo, che ne sa un sacco, che ci raccontavano delle cose, però le persone poi riempivano di senso quella roba lì, conoscendola. E quindi questo è un modo di fare la mappa, eccola qui, vedete? Questa è l'indicazione loro, sono degli adesivi messi con tutto il sistema delle informazioni qui, e questa è la restituzione nostra, la visione, se vogliamo, di quello che loro ci hanno detto, la potete guardare poi con calma, insomma, e la forza è che sono collegate l'una con l'altra, no? Che una come output dall'altro. Qui poi c'è il concorso di idee, adesso arrivo dove devo arrivare, scusate, memorizzate quelle due, che è un'altra operazione, però come output progettuale poi capita, e qui dici il rapporto con le pubbliche amministrazioni, capita che la Regione Puglia ti dice è uscito il PPTR, perché non ragionate sui programmi attuativi di paesaggio? Capita che tu quell'operazione lì l'hai fatta poco tempo prima,
E quindi capita che, vedete che vicinanza c'è, no? Tu partecipi ormai come tecnico di supporto alle amministrazioni, però con quel bagaglio, che è anche un bagaglio visivo, perché vi ho fatto vedere quelle due mappe, le ultime, ma c'era tutta mappa aperta di Ozza, c'era tutto un sistema altro di informazioni, insomma, che ci avevamo, di foto e anche un video sulla costa che è carino, possiamo pure vedere. E questa operazione qui ti porta poi a intercettare un finanziamento per adesso di riqualificazione dei paesaggi costieri, però vedete la vicinanza che c'era tra quella e questa mappa? Questa è una mappa di progetto in cui noi facciamo quattro cose, c'è il sistema ecologico, si vede meglio in quella prima, qui si vede come arriva. C'è l'eliminazione dei trattori paesaggistici, molti punti luce, sostituzioni di questo tipo. C'è un sistema della ciclabilità, vedete qui, molto dialogato come deve arrivare, molto difficile, è ancora aperto e ve lo faccio vedere a pomeriggio sul GIS, proprio questo, di nuovo parliamo di questo territorio. E c'è soprattutto, se vogliamo, anche un'indicazione ben precisa che è quella di conservare per quello che è possibile i posti auto nei luoghi della balneazione, che questo però è un tema difficile, partecipazione a volte significa complicarsi la vita, non è che significa. Però trasformando quei parcheggi da asfalti, da un grande spianata d'asfalto a qualcosa di più carino, quindi poi per adesso è semplicemente un render, però si prova a fare le operazioni che si vedono qui, no? Con una cura un po' di verde, e questa è anche un'indicazione di progetto che viene da quelle passeggiate e che noi siamo stati in grado di trasformare poi tecnicamente. Vedete veramente la vicinanza di questa mappa è la stessa, eh? Abbiamo voluto utilizzare quella, però passiamo al progetto, mentre quella era l'analisi. Prima l'indicazione, poi quella gialla, no? Con le indicazioni gialle era già una decodifica nostra, questo invece è già un'analisi e inizia a parlare un altro linguaggio, è più tecnico, però nasce da lì. Quindi la persona che ci ha seguito conosce questo aspetto. Quindi vi dicevo, queste spianate di cemento, di asfalto principalmente, ma anche cemento, che sono di nuovo il caso tipico come quel grande spazio pubblico di Parco San Vito. Queste invece sono delle marine. Se tu ci vai d'estate non ti sembra nemmeno un parcheggio, perché comunque ci vedi le persone, ci vedi i camioncini, ci vedi quello che fa i giochi per i ragazzi, no? C'è la vita. Invece di queste foto, quelle a sinistra, sono d'inverno, lì c'è un lungomare, oltretutto tutta la marina di Andrea pedonabile, carino però in asfalto, che noi proviamo a descrivere in quell'altro modo. Però il concetto qual è sempre? Non posso pensare alla trasformazione di quei luoghi solo per i 20 giorni di agosto, perché i 20 giorni sono dall'1 al 20 in cui si trasforma in Gardaland, no? No. Devo pensarla che sia utile anche a quello, però che io quando ci vado d'inverno e vai d'inverno a fare quelle foto, ti pigli la desolazione. Perché tu dici, ma chi cavolo, non abitano sette famiglie tra Marina di Andrano e Marina di Marittima durante tutto l'anno. Allora questo ci dobbiamo ficcare in testa, no? In qualche modo. E lavorando su quello che dicevamo prima, insomma. Non la faccio lunga, come dicevo, vi racconto le cose per no. Questo invece è fatto in GIS, vedi la differenza? Questo in GIS è molto più tecnico, più preciso, ti racconta le cose per bene, piace molto di più alla regione, però non sei in grado di esprimere la visione. Infatti quella l'ho fatta io, questa non l'ho fatta da solo. Qui c'è la mano di qualcun altro più bravo di me nel fare schizzi, grafici, intuizioni, render. Questo è una mappa. Poi, insomma, chi è tecnico lo sa, se ne fanno tante di queste. Questo, scusate, è montato per il progetto, però non è una cosa nostra, abbiamo aperto anche a un certo punto a un concorso. Invece collegatela, mi dispiace non collegarla direttamente, ecco, collegatela a questa. Quella lì è figlia diretta di questa. E quindi ti rispondo pure, no? La partecipazione, tu l'hai fatto prima, non è che c'era la chiamata della regione. Però lo tenevi già nel cassetto, quindi io pure torno sulle mie posizioni, perché è utile magari averlo sul cassetto, altrimenti non te lo potevi giocare. Qual è l'esempio qui? Di nuovo, ricerca sociale fatta in un certo modo, quindi osservazione partecipante, adesso ve ne parlo un po' meglio, sui luoghi, sugli spazi, molto, molto attiva. È incastrata con una forma di rappresentazione immediata, che è questa, ma che è anche ancora prima questa, no?
che è costruita, che ancora prima di questa, che cos'era? Forse becchiamo le... Eccola, vedete, questi sono i momenti di lavoro. Non so se se ne capisce bene. Io vado per report perché sennò vedete come si lavora. Vabbè, c'è anche visualizzazione a muro, però la mappa è dominante. Cioè, guardate questa foto qui, vedete? Noi siamo lì a muro a ragionare su cosa. Siamo dentro un museo. Museo che si trova a... nella Baia dell'Acquaviva, Marina di Marittima, un posto stupendo, però un posto super infrastrutturato, luci dappertutto, parcheggi, cose, e che tu difficilmente colleghi a una situazione selvaggia. Invece lì ti arriva un canalone con ancora una vecchia lama che scende, e Acquaviva si chiama ovviamente per quel motivo lì, e ci hanno fatto addirittura il museo lì, che è una forma di nave, no? Così. E noi dentro ci lavoravamo, ed era cruciale questo, vedete? Ortofoto da una parte e carta tecnica dall'altra, carta tecnica dove si vedeva pure il dislivello, perché lì è un costone, no? Quindi la terza dimensione è importante. Avremmo pure voluto fare il plastico, però alla fine abbiamo fatto questa qui sotto questo signore che fa vedere, insomma, l'operazione lì. E l'ortofoto è servito. Questi siamo noi che passeggiamo con un bel po' di persone, che ognuno ha la sua mappa in mano, vedete? Anche questo mi sono dimenticato di portarvi, chiaramente. Questo è il sindaco di Riso, questa signora. Quindi le relazioni con l'amministrazione, lì li devi costringere a venire, perché se non vengono loro, quanto è meno forte quella cosa che fai? C'era il parco, vi dicevo, che ha fatto questi due inserimenti, il trucco è quello, eh? Il trucco è chiamare il livello superiore. Parte il progetto a Ortelle Vigna Castrisi, Quinta Memò, prima passeggiata, abbiamo invitato la Barbanenta e c'erano 50 persone a passeggiare dentro Vigna Castrisi. La prima processione laica che hanno fatto praticamente, a vedere che cosa, i territori di frangia tra Vigna Castrisi e Dise, per raccontarvi una cosa, no? Le altre sono venuti 10, le altre senza la Barbanenta, sono 10, 12, 15, a Ortelle pure un po' di più, che gli è piaciuto, e insomma è stato, no, non sono 50, però sono loro. Sì, allora vi faccio vedere anche quell'altra cosa, se riesco però a andare su ISSU e scrivere DPRT. Eccolo qua. Allora, provo a farvi un attimo orientare mentalmente, altrimenti vi sto confondendo chiaramente. Questa cosa che vi ho fatto vedere è recente, questa qui della passeggiata sulla costa, ed è figlia di quello che andiamo a spulciare adesso. Perché nel 2010 c'è stata questa operazione. Abbiamo fatto il documento programmatico per quei luoghi, abbiamo avuto l'intuizione, quella del territorio ciclico, la popolazione che abita altrove. E adesso vi faccio vedere le mappe legate a quel momento. Poi hanno preso il finanziamento. In quel finanziamento noi ci siamo fatti pure finanziare un percorso di approfondimento di quelle intuizioni. Quindi abbiamo fatto la ricerca, abbiamo fatto il job blog, abbiamo fatto il concorso di architettura sul luogo, abbiamo fatto il laboratorio audio video per i bimbi, per i ragazzi, li chiamo sempre bimbi, non so perché. E queste quattro cose insieme ci hanno poi dato come output invece tante altre cose che adesso abbiamo nei cassetti, una l'abbiamo utilizzata per quel discorso lì. Invece due anni prima, e da lì è partito tutto. Da lì è partito tutto, questa è la copertina. Questa è la copertina che vuole raccontare il territorio della vita ciclica, è qui. E i paesi della vita ciclica, scusate. Le mappe che vi voglio mostrare, ecco, queste qua sono mappe banali, no? Fatte in GIS. E l'inquadramento, l'assetto territoriale del territorio OZA, il sistema infrastrutturale dei centri, l'assetto altimetrico. Questa è la geografia amministrativa, una mappa che a me piace fare sempre. Perché? Perché questi comuni, tu ti vai a interfacciare il comune, no? Esiste solo lui. Alle spalle c'ha 10 forme di finanziamento su 10 gruppi o 10 regie differenti, tra GAL, piani di settore. Allora tu la prima cosa che devi fare è questa operazione qui. E anche qui... hai voglia raccontarla io così, invece guardate come questa leggenda più questa mappa banalissima che si fa in 20 minuti col GIS
ti descrive come questo territorio nostro, che è quello rosso, sia poi fatto da tre comuni che lavorano spesso insieme, che sono Diso, Andrano e Spongano, che sono un'unione di comuni, e da un comune, quello più a nord, che è quello di Ortelle, che poi noi stiamo lavorandoci per altre cose, che invece fa parte, ad esempio, di un'altra unione di comuni, di un'altra GAL, di un altro aspetto. Quindi tu devi tenere insieme quello. Raccontarlo, questo a parole è difficile, forse con l'immagine ci riesci. Vabbè, questa è così. Poi, una volta studiato un po' il territorio, questo all'epoca, arriva il momento di dire, vabbè, cosa ci vuoi fare? Qual è la tua visione? Ecco qua, queste sono le quattro mappe che vi voglio mostrare. Queste sono già del 2010, fatte tutte in GIS, e si vede che sono purtroppo solo in GIS, l'esportazione qui è un po' statica, però per raccontare quella visione del territorio e quell'idea guida di trasformazione del territorio con la popolazione ciclica, anche ai cittadini, ma anche agli amministratori, anche ai tecnici, facevamo vedere queste quattro immagini, che raccontavano, appunto, le chiamavamo proprio immagini, perché è un'immagine del territorio, raccontavano delle cose. E allora, questa è la prima. Piattaforma rurale insediata in modo fortemente diffuso. Beh, siamo in un'area a altissima valenza paesaggistica, c'è il parco, ma non solo, c'è una campagna bellissima, c'è un sistema di tratturi, di muretti a secco, di emergenze paesaggistiche, di strutture in pietra. Però i paesi sono molti, sono spaparacchiati e sono tra loro molto vicini, quindi queste forme di conurbazione iniziano a dare dei problemi. E qui provo col GIS a descrivere questo. Questa mappa non so se vi comunica le stesse cose che io vi ho detto, però è quello. Lascio di proposito l'ortofoto dove c'è la campagna e invece metto un colore forte dove è stato fortemente antropizzato, per dire il problema è quello, però è anche la situazione. Quindi la prima immagine che dai di quel territorio è questa, una piattaforma rurale insediata in maniera fortemente diffusa. La seconda immagine invece è questa. Che cosa vi comunica senza leggere? Vediamo se ero stato... Vabbè, non fa niente. Le interconnessioni tra le diverse insegnanti. Questo serve a dire una cosa simile. Rete policentrica molto fitta, strutturata su centri mediamente piccoli, vabbè, tendenzialmente a gerarchici. Ci piaceva qui parlare difficile, era rivolto ai tecnici, va bene, che significa i comuni e i paesi all'interno dei comuni. Non ce n'è uno che domina, cioè non c'è un comune grande e gli altri che sono gli interland o che hanno un rapporto di... vivono in rete, ed è vero. Chi abita quei luoghi ed è venuto proprio dalla conoscenza e dal dialogo con loro, sa che spesso succede che tu abiti a Diso, ma vai a lavorare nel paese vicino, ma anche per fare un lavoro, non anche il supermercato, no? Cosa del genere. Ma non solo, ad esempio, ormai insomma ci si sposa molto di più con quelli degli altri paesi e quindi si va a abitare in un altro paese ancora. Cioè il territorio si sta un po' unendo da quel punto, proprio come pratiche sociali. Cioè magari vado a prendermi il caffè nel paese vicino, tanto è vicino, perché in quel bar lavora mio cugino, oppure il caffè è più buono. E questo si vuole dire così. Non esiste, tra questi comuni, che sono quattro, e tra questi paesi, che sono sette, perché tutti hanno una frazione tranne uno, ma addirittura ci sono anche due marine, che ad estate sono grandi come questi, e ora arriviamo, no, al discorso delle palle, e non ce n'è nessuno che domina in particolar modo. Sono tutti che vivono in rete l'uno con l'altro. E quindi questa è la seconda immagine che si voleva dare in questo modo qui. Questa invece è la terza immagine, che pone l'attenzione sul turismo e dice un territorio connotato da una dinamica dolce e minuta di strutturazione a fini turistici. Allora, i cerchi verdi, turchesi, azzurri, non so come li vedete voi, non sono veri, non stanno esattamente lì i B&B o l'infrastrutturazione, però è l'immagine che ci serviva da dare, basata sulla prima cartografia, quindi la terza segue la prima, e ci serve dire, guardate che non esiste un grande luogo di attrattore turistico, stanno già diffusi. Quindi è un territorio agricolo, piattaforma agricola, con alto valore paesaggistico, con tutti questi diffusi anche in aree agricole, e quindi è già avvocato di per sé a un turismo responsabile, a un turismo sostenibile, a un turismo più attento. La quarta immagine, in realtà la più brutta,
l'abbiamo persa, eccola qua. E vedete che non è altro che quella che abbiamo anche messo su mappa aperta, è quella che è figlia della seconda, chiaramente senza, senza l'aspetto diacronico di vederle tutte e quattro insieme, questa ha poco senso, no? Adesso la capisci meglio, cogli meglio il fatto che è alto il valore, però paesaggistico, di territorio ambientale, la rete, la costa, tutto quello che vuoi, però questi comuni si stanno unendo, d'inverno vivono in rete tra di loro chiaramente, e d'estate succede questa cosa qui, che sono molto più grossi, ed è vero, d'estate cioè il peso, anche il peso ecologico, il peso ambientale, pensando ai rifiuti di quei luoghi lì, è così, quasi se la mangiano la naturalità, anche questo volevamo dire, non so se ci siamo riusciti con l'arancione sul verde, no? Quella cosa lì, e però soprattutto la differenza arancione-giallo e sulle reti di comunicazione quanto sono utilizzate e quanto meno. Questo sistema visuale di mappe ti porta a descrivere quella situazione lì, la doppia velocità che vive questo territorio e lo sforzo che si è voluto fare, insomma, è questo. Questa ve l'ho raccontata, ma non era esattamente quello che è. Da qui poi viene fuori invece una carta un po' più tecnica, che è questa, della visione strategica, gli ambiti di intervento, delle cose che avete trovato di nuovo su mappa aperta, no? Ecco, questo è lo strumento che tu te lo devi prendere, digerire, rivisitare e poi buttare sul WebGIS in quell'altro modo lì, che insomma è un po' più digeribile, se vogliamo, no? Invece qui vedete cosa c'è, c'è questo, alcuni sono gli stralci, però questa è l'operazione. Poi non ci sono più apparati cartografici, quindi questa esperienza qui di OZSA in particolare, OZSA è l'acronimo di Ortelle di Sospongano Andrano, il titolo alla fine è diventato più famoso del sottotitolo, invece quello che spiegava le cose, i paesi della vita ciclica, è quello insomma su cui ci siamo giocati un po' l'aspetto e quanto ci è piaciuto fare. Non so se vogliamo vedere il, così finisco almeno per progetto un video, così mi sto zitto un attimino. Dove stanno? Home. Questi sono i video finali. Ecco, invece questo qui è iniziale. È a inizio, cioè abbiamo fatto il documento, poi abbiamo aspettato un anno per diverse cose, poi è partito il percorso, questo qua che si chiamava laboratorio di connessione strategica, in cui nasce anche il WebGIS. E per spiegarlo ai cittadini e anche agli amministratori abbiamo fatto questa cosa qui, per spiegare il percorso di quello che era successo due anni prima. L'audio non c'è, vabbè, proviamo solo col video. Tanto l'audio, ecco qua. Spiega l'iter, se volete mi fermo un attimo, ma è questo. Questa è un'esperienza ancora preliminare a tutto, di cui non vi ho raccontato perché se no la facciamo troppo lunga, però nasce tutto da lì. Da qui, anzi. Quindi questa cosina qui ti descrive. Questi sono i tecnici e i sindaci. Questo era Fedele, questo sono io. Questi sono i cittadini, invece le associazioni. Sempre un modo di lavorare a muro. Però anche questa è una mappa, se vogliamo, no? La mappa di concetti che tiriamo fuori questi aspetti qui. Ed è da questo e da una serie di interviste, dalla nostra conoscenza, che viene fuori quell'idea forza. Adesso è quello che descrive il video. E questo video ha avuto molte visualizzazioni. E non è altro che, insomma, quando si fanno i metaplan, no? Il sistema di clusterizzazione, poi l'abbiamo riportato in questo modo. Quando abbiamo fatto questo avevamo già intercettato il finanziamento, quindi avevamo un po' di soldi per investire in comunicazione. Ecco, vabbè, un po'. Questa è una parte importante, però da queste interviste, da alcune di questi tipi di interviste, ci sono molte cose
che ci portano poi a tirare fuori l'idea. Adesso vi parlo del progetto, insomma, di cartografico c'è poco, però anche qui, se non sbaglio, ci sono quelle mappe, eccole. Ecco, vi avrei potuto far vedere solo questo, però mi ero pure scordato che c'era sta parte. 15.000 abitanti in totale, 4 comuni, 14 km quadrati di territorio. Eccole qua. Eccole qua, sono loro. Mi ero scordato, potevamo fare solo questo, vi ho fatto vedere il documento. E chiaramente questo è uno strumento molto più divulgativo, no? Rispetto a quello di prima. Ti parla anche delle cose, ti parla delle persone e poi ti fa vedere questo territorio, in qualche modo lo riconosci se sei di lì, eh? Vedi, quasi le tue parole. Imparando da una dinamica già presente. Però poi in termini fattivi siamo fermi lì, adesso spingendoci su questo. Perché stiamo aspettando la nuova stagione di rigenerazione in cui magari mettiamo in moto quelle robe lì. Saper costruire azioni materiali, quindi le trasformazioni reali sul territorio, con le azioni materiali che siamo esattamente noi. E questo è come mai c'è Stuozza, laboratorio di vita strategica, di connessione strategica, e il logo infatti appare in quel momento. È l'azione immateriale di tutto questo apparato, che però lo struttura, ne dà anche una certa importanza. E qui è anche qui è grafico e cartografico, come vi piace definitelo, insomma. Però facciamo vedere che esistono degli ambiti, importante sta cosa, queste ultime due o tre mappe. Le azioni materiali sono degli ambiti, dei luoghi veri, tu li vai a attraversare, li vedi, li capisci quali sono e capisci che sono importanti. E questa è la... quando ci siamo spinti oltre per cercare di descrivere questa connessione. È tutto qui. Oh, scusate. Tutto ciò era per dirvi di come, insomma, l'aspetto visuale, cartografico soprattutto, può essere utile nel tenere insieme il momento di analisi e il momento di progetto. In fin dei conti è esattamente quello. Se riusciamo adesso, io vi faccio vedere, magari iniziamo e ripartiamo dopo, vedi, questa era così. E vi faccio vedere invece un'esperienza molto più recente, di diverso taglio. L'unica cosa simile è più o meno il territorio, perché stiamo parlando di un piccolo paese in provincia di Lecce. Per chi conosce la provincia non è proprio così simile, no? Perché i contesti sono importanti. Stiamo parlando di un paese di 2.000 abitanti, sempre una cosa di 1.500-2.000 abitanti, che però ha un'enorme fama anche internazionale, che si chiama Melpignano, invece di chiamarsi Ortelle e Vigna Castrisi come quelli adesso. Questa è un'esperienza invece costruita insieme ad altre realtà. E su un tema che può sembrare, e anche a me sembrava all'inizio, devo dirvi la verità, anche un po' riduttivo. Ci concentravamo, l'idea è concentrarci sulla piazza. Una piazza che è veramente peculiare, veramente bellissima, stupenda. Se siete andati a Melpignano soltanto e vi siete fermati agli agostiniani per vedere la notte della Taranta, fate un po' di giri in più, però magari andateci non quella sera che c'è il casino, andateci con un po' di calma. La piazza è stupenda, merita un'attenzione diversa. E vi racconto sempre l'esperienza e poi, insomma, fatemi delle domande sulle mappe, sulla rappresentazione, sulla cartografia, però uscirà il tema. Quindi bisogna ripensare alla reilluminazione della piazza, quindi un tema specifico, molto specifico, però importante per loro soprattutto, il comune, che ha tra le mani questo spazio pubblico, questo bene comune importante che è la piazza,
E che quindi vogliono anche impostare il discorso in maniera allargata, partecipata, coinvolgendo i cittadini. In realtà c'è un collettivo di designer che si occupa di luce, che sono scie urbane, e c'è soprattutto, insomma, rispetto a noi loro siamo più o meno paritari tutti e tre, un altro gruppo di ragazzi, sono ragazzi un po' più giovani anche insomma, di noi, quindi veramente... bravi per stare lì alle prime armi, si chiama Inculture, mi fa piacere parlare di loro, hanno vinto il bando Smart Cities and Communities, una roba del genere, e si occupano di beni culturali, di tecnologie applicate ai beni culturali, principalmente applicati al turismo, come Inculture. Inculture. Inculture, io lo pronuncio male, però in italiano sarebbe Incultura. Okay. Sono questi qui, tanto mo adesso vi do i riferimenti, questi qui, Incultura, in italiano insomma è proprio brutto, però... Vabbè, e quindi c'è questa esperienza, a noi tocca fare il percorso di partecipazione, per arrivare a degli output progettuali su quanto è importante o meno importante fare la riqualificazione illuminotecnica di alcuni luoghi di quello spazio. Però da dove partiamo? Partiamo da capire dal capire come quello spazio vive oggi. Ed è questo, l'osservazione partecipante. Esattamente, diciamo, poi il cuore del discorso di quello che voglio raccontare, non l'osservazione partecipante in sé, che adesso spendo due parole, ma come questa osservazione partecipante, fatta da tecnici nel senso di esperti di sociologia, tecnici nel senso di esperti di urbanistica e di cartografia, può avere al suo interno una componente visiva, una componente cartografica molto importante. Quindi noi iniziamo proponendo loro di fare tre cose: la prima, l'osservazione partecipante, poi la mostra di foto della memoria storica recuperate dai cittadini e messe in piazza, e questa è una cosa che facciamo insieme a Scie Urbane, no? Che sono il collettivo designer e ci stanno delle indicazioni su questo, e poi invece il momento partecipato in senso stretto, che è una specie di planning for real, divertentissimo alla fine è stato, ve lo racconto. Alla fine, anche questo lo facciamo insieme a Scie Urbane perché lavoravamo sulla luce, però diciamo questi tre pezzi li abbiamo seguiti noi da vicino, perché poi dopo ne sono seguiti gli altri, stanno seguendo. E un laboratorio l'hanno fatto due sabati fa, che l'ha fatto proprio Scie Urbane, e vabbè, ve lo racconto alla fine, che è molto interessante. Torniamo però all'osservazione partecipante, significa una cosa molto semplice, senza scomodare i grandi sociologi, insomma, andare su uno spazio, osservare, viverlo, capire come viene vissuto, da chi, in che modo, e poi, magari non il primo giorno, il secondo, il terzo, dipende dalla sensibilità degli operatori, iniziare a dialogare con i cittadini e fare domande su quello spazio. Perché noi avevamo una settimana per tirare fuori l'anima di quello spazio, che è denso, è veramente difficile. Anche qui, con un'escursione termica, no? Estate inverno enorme, anche qui con una densità che non riesci a raccontare in una settimana, perché non vedi tutte le cose che avvengono in quella settimana. Se c'è l'evento, c'è l'evento, e lì di eventi ce ne sono veramente tanti. Quindi è questo, e qui il report stesso, ma esattamente quello che abbiamo fatto anche in maniera cronologica, è questa: interviste, osservazioni, schede di note, schede d'ambito, insomma, di osservazione, in cui ognuno dei presenti facevamo compilare un'operazione di tipo osservare lo spazio in un certo modo. E sono cose abbastanza semplici, interessanti da fare con loro. Poi però arriva il momento in cui queste cose le devi raccontare. E come vedete, finora avete visto molto scritto e sono stralci di interviste. Non è difficile leggerlo questo coso, anche se così sembra un po' pesante. E dove vedete il corsivo, forse più corsivo che stampatello, sono stralci di interviste, di testimoni privilegiati, ma anche di cittadini intervistati lì, per sbaglio. E quindi... E c'è un po' di testo. A questo testo però abbiamo aggiunto la parte cartografica, e inizia ora nel raccontare questo spazio, come è fatto e cosa abbiamo osservato e chi lo vive, per dare poi degli output progettuali. La fase degli output progettuali è ancora in costruzione, però ci arriviamo, c'è già qualcosa, però mi sembrava interessante mostrarvelo proprio perché è fresco. E perché c'è una serie di mappe, queste di
completa, diversa natura, anche come scala e anche come obiettivo rispetto a quelle del GIS, tante che sono nate e costruite in Illustrator, tranne la base che è la CTR fatta in grigio. Queste mappe però devono descrivere o delle situazioni statiche, la struttura, la cosa più importante che uno va lì e vede, i materiali, diciamo così, no? Come sono fatti, e quindi si vede che c'è questa piazza che è quasi quadrata, no? È un po' un rombo, però è quadrata, è questa qui la piazza, ok? E che ha questi due portici, uno qui che copre tutto e l'altro qui che è soltanto un pezzo. E qui c'è la chiesa, vabbè, questo già lo descrive un'altra mappa, però i materiali ti dicono che qui è selciato, basta vederlo da vicino, che questi sono gli edifici, che qui c'è del verde pubblico e privato e che vedi anche che è anche molto verde come aspetto, però dalla piazza non te l'accorgi. E quindi quella più banale di tutti, però si parte da lì, la struttura. E poi lo spazio pubblico. La piazza come spazio pubblico. Questo perché noi ci siamo posti il problema: che cosa dobbiamo osservare appena arrivati? E abbiamo cercato di descriverlo anche a noi stessi, che era difficile a parole, ma forse parole più le mappe ci hanno aiutato. E quindi questa mappa serve proprio a questo, in cui la prima cosa che tu identifichi come spazio pubblico è la piazza in quanto tale. Quindi stiamo parlando della parte scoperta della piazza e i due portici. Questo è un portico e questo è l'altro. Forse vi faccio vedere qualche foto prima della piazza. Mi dice le mappe sono utili, però ecco qua. Questo è un portico, vedete? Questo portico è questo qui. Dall'altra parte c'è simile, per questo dico è molto bella la piazza. È l'unica nel suo genere che ha questa cosa qui. E poi la chiesa, qui, è proprio la foto di prima continua qui, vedete? La chiesa è questa. E da qui, queste sono due delle poche abitazioni che ci sono. Allora, osservare lo spazio pubblico, il concetto è importante. Abbiamo spazio pubblico scoperto e coperto, ed è la seconda di dimensione, scusate, perimetrazione. Questo sarebbe sempre identificando la piazza come piazza San Giorgio, però poi subito si sposta l'attenzione a che cosa? Ai luoghi attigui, soprattutto ad uno, questo dietro la chiesa, si passa da qui dietro, che vive in una certa misura, in maniera molto, molto dinamica la relazione con la piazza, ma anche a tutti gli altri, che sono gli altri luoghi di accesso della piazza, dalle strade principali, perché non c'è questa frattura tra la piazza e i luoghi, si osserva che è un sistema di spazi pubblici. E quindi ci si sposta dal concetto di spazio pubblico al concetto di sistema di spazi pubblici, che fanno tutti, che hanno proprio il fuoco nella piazza, perché da lì la prospettiva è proprio quella, cioè bisogna attraversarla per raccontare questa cosa, chiaramente. E ancora, il sistema di spazi pubblici lo allarghiamo di nuovo, tenendo dentro però che cosa? Gli spazi privati a uso pubblico, che poi sono i due bar e la chiesa. Teniamo fuori una macelleria che c'è qui, che è l'unica funzione che non è bar. Tanto arriviamo alle funzioni, mi sa proprio adesso. No, la mappa dopo sono le regole d'uso. Questo è molto importante, e abbiamo provato anche qui a fare uno sforzo di ragionamento banale con il sistema dei segnali stradali, però è una piazza che, anche se è molto semplice, era già fortemente strutturata dal punto di vista delle regole d'uso, per due o tre motivi. Il primo è che l'accesso era molto controllato, si entra da un luogo, da una parte sola, questa, e si esce da due, di qui e di qui. Però è consentito il traffico carrabile, non è chiuso al traffico. Però si passa soltanto da lì, e cioè si entra da un lato e si esce dagli altri due, quindi il traffico è relativamente basso. E questo volevamo raccontare. Qua sono le regole, poi dopo l'abbiamo raccontato in un'altra mappa. Non ci si può parcheggiare, anche se poi non è che viene proprio rispettato come cosa, però non si può parcheggiare, e la sensazione è forte di avere uno spazio lento, di uno spazio attento, cioè è già ben riuscita come sistema di regole. Non ci possono andare i mezzi pesanti, infatti ci sono anche i disincentivi, cioè non passi se sei più largo di un tot, e c'è un sistema di parcheggi ai lati, e soprattutto c'è tutta una parte, questa qui è sfuggita l'icona forse, questa qui, che è pedonale e che vive in simbiosi con questa piazza. E quindi la sensazione
e di regole d'uso che già la strutturano per una fruizione lenta, per un sistema di accoglienza, per il sistema dolce, diciamo. E se sto parlando di regole, quindi potrebbero essere diverse, possono essere cambiate. Addirittura il sindaco, l'amministrazione vuole rendere quella piazza, con visione futura, pedonale. Io non sono d'accordo in totale, io forse chiuderei il passaggio qui in modo tale che le macchine fanno solamente questo giro, no? Per dirti via. Quindi non si passa più di qui, non l'attraversano completamente, ma secondo me non è necessario chiudere, perché già quell'effetto ce l'hanno, questo però è un discorso. Poi abbiamo osservato gli arredi, li abbiamo disegnati, ed è una cosa molto importante per capire come vive la piazza, perché? Perché gli arredi poi alla fine sono le sedute, principalmente. E allora abbiamo diviso questa forma di sedute, sedute pubbliche, sedute private, sedute informali, poi fontane, cestini, rastrelliere, bici, quant'altro. E vedete, li avete visti anche nelle foto, sono questi qui, sono gli ex banconi del mercato, di questa piazza vi dovrei parlare a vita, morte e miracoli, però chiaramente adesso vi sto raccontando la cartografia. Questi era una piazza in cui si faceva il mercato, per questo è nata come portico così. E questi banconi sono interessanti perché sono sopravvissuti, sono gran belle pietre in cui è facile sedersi, e però sono delle sedute informali perché sono un po' più alti di normale, cioè la popolazione anziana lì non si siede, però, ad esempio. E questo forse è uno dei motivi per cui quella piazza non è poi il luogo sociale vero di Melpignano, che invece ce l'ha in una villetta vicino, in cui ci sono due bar altri, in cui però è una villetta strutturata con le panchine, vera cosa e là. Tra cui le sedute sono principalmente o informali, quindi un po' scomode, anche gli scalini della chiesa, oppure sono private, perché sono quelle che vedete dietro, i tavoli che mettono i bar. Sedute pubbliche ce n'è una vicino alla macelleria, questo è quanto, è già un'indicazione. Allora, abbiamo disegnato così. Allora, l'espediente cartografico, grafico-cartografico è questo qui, è dell'impaginazione. Foto che ti racconta una roba, poche parole, leggenda che ha un ruolo forte e la mappa quanto più semplice possibile, comprensibile da tutti, immediata. Poi le informazioni le do una dietro l'altra quando uno le sfoglia, senza fare complicazioni tecniche. E qui metti le funzioni con un sistema di icone banalissimo e vedi che ci sono i due bar, la chiesa, due B&B addirittura e qui la macelleria. Ed è questo insomma quello che è, e qui c'è anche un ristorante. Queste sono le funzioni della piazza. E la foto doveva riprendere la macelleria, questo è un momento in cui c'è un evento. Non è la migliore foto che potevamo mettere effettivamente. Era la foto di una macelleria, ci serviva proprio. Poi possiamo pure sostituire. La luce, abbiamo fatto lo studio dei punti luce perché dovevamo ragionare su quello e quindi ci stava, però è evidente che anche qui fari dal basso all'alto e fari dall'alto al basso, questa è una distinzione importante, e la luce praticamente è illuminata, la piazza è illuminata quasi tutta da questo faro qui, che è un faro molto alto che spara verso la chiesa e poi da altre piccole cose, questo abbiamo provato a raccontare. Con questa mappa, ecco, adesso iniziano le mappe forse un po' più interessanti, che descrivono non come la struttura, quindi quello che hai osservato, ma come la vivono, quindi hai osservato invece la vita o hai dialogato con loro. Questa mi serviva per introdurre un tema, è questa piazza è il luogo della stasi o il luogo del transito? Perché questa piazza è ancora il luogo di tutte e due le cose, e attenzione, pur essendo una piazza che viene vissuta in maniera lenta, però è il luogo del transito, proprio perché si viene attraversata a piedi e viene attraversata in bici in maniera abbastanza evidente. Contandole, sono molte le bici e molte le persone che vanno a piedi. Perché? Perché la piazza è ancora baricentrica all'interno del tessuto urbano di Melpignano e il centro storico ce l'ha da una parte, il centro con le attività commerciali dall'altra, quindi molte persone passavano e ripassavano. E ci passano in bici perché già quel sistema di regole iniziale, quel sistema di sensi unici è utile. Allora qui che cosa ho voluto tirare fuori? Ho voluto tirare fuori il fatto che esiste una parte della piazza prevalentemente destinata al transito, quella centrale, quella blu praticamente, e una parte della piazza in cui invece è particolarmente destinata alla stasi. Cioè se tu stai lì, ti stai fermando a fare delle cose, fai delle pratiche, invece su altre così. E quindi adesso in poi faccio delle mappe, che una in particolare riguarda la parte blu, le altre riguardano la parte rossa, quindi approfondiscono il tema del transito e della stasi. Se non sbaglio c'è subito quella del transito dopo. Sì, è questa.
e racconta la cosa che già vi ho detto un paio di volte, con un sistema di intensità, che insomma devo un po' zoomare per spiegare bene, spero molto semplice, automobili, biciclette e pedoni. Le automobili ci passano, ma non sono tantissime, sono di più il numero di pedoni e di bici se le metti insieme che non delle automobili, e quindi questa è quella che più di altre, e lavora proprio dove c'era il blu prima, diciamo, no? Questa è quella che più di altre ti dà la sensazione di un luogo lento, comunque attraversabile. E poi si passa invece a descrivere alcuni aspetti proprio sociologici. Qui si prende come punto medio un momento qualsiasi della giornata in cui ci sono abbastanza persone, diciamo medio-alto, e fatto 100 il numero delle persone, sono disposte nello spazio nel modo in cui vedete, e sono disposte a secondo di due classificazioni banali ma sempre utilissime, che sono quelle del genere e dell'età, a secondo di questo tipo di leggenda. Quindi abbiamo il gradiente che è da un verde chiaro al verde scuro per indicare l'età, e poi maschio femmina, ci è venuto così, insomma, il quadrato e il cerchio. E questa dovrebbe essere la mappa, fatto diciamo in un momento di presenza medio-alta. Di solito c'è meno gente di questa, chiaramente, nella media. Quindi questa è una mappa che, nella sua semplicità, comunque è difficile da tirare fuori, perché deve descrivere un'osservazione, un aspetto che è stato osservato. Questa insieme alla successiva, dove invece diamo le intensità, cioè quali sono i posti dove si fermano maggiormente le persone, ecco, sono questi. Quindi l'abbiamo chiamati il massimo e il minimo, con un gradiente di un altro colore, di questo viola bordeaux questa volta, per dire che se c'è... tre persone stanno qui, chiaramente, se ce ne sono 100 invece riempiono tutto quest'altro spazio. Vedete che sono poi esattamente i luoghi della stasi, non quelli del transito, no? E come però questi luoghi, quanto sono densi i luoghi della stasi? Chiaramente ci sono i posti più densi, sono di fronte ai bar. Però non è un'informazione così banale, perché bisogna capire anche come si è trasformato questo spazio. I bar ci sono sempre stati, ma negli ultimi 10 anni si erano persi. Poi adesso facciamo un discorso sulle pratiche, quindi è una piazza che è stata rivisitata anche troppo in maniera turistica, no? Se vogliamo, questa è pure un po' la critica, e quindi poco vissuta dalle persone. Quindi incontro e consumo, adesso andiamo nella mappa delle pratiche, e che è difficile capire la differenza bene, cosa e l'altra, però sono quelle che si contendono l'aspetto. Però il consumo inizia a prevalere sull'incontro, e questo è un segno dei tempi, no? Il fatto che siano dense accanto ai bar è banale, però è così. E attenzione, quei bar non possono cambiare di lì, perché un osservatore attento di voi avrà visto, lo diciamo tra un po', che alle spalle di quei portici non c'è nulla, c'è il vuoto, quindi non ci si può mettere niente. Il problema di questa piazza, che poi anche forse la sua bellezza, è che quando è nata per dare riparo ai mercati che andavano lì. Stiamo parlando del 600. È nato il portico, scusate, non la piazza. Questi portici, poi il mercato è stato trasferito nella vicina città di Maglie, molto più grande, dopo un po', nell'Ottocento, quindi ha vissuto per un anno e mezzo, per la sua funzione per cui è nata. Quindi i portici alla fine sono sempre stati senza la loro funzione, orfani di un qualcosa. Tanto che negli anni sino agli anni 80, dal primo dopoguerra in poi, questa parte di portico, il portico più grande, è stato completamente murato ed è diventato un edificio, un immobile chiuso, in cui aveva sede il comune, il municipio. Quindi è come interessante capire che poi lì invece c'era gli anni della ricostruzione, no? C'erano le istituzioni. E gli anni 80 questi sono andati via, sono stati completamente abbandonati. Gli anni che stiamo vivendo noi invece ci va gli aspetti turistici, ci va il turismo e il consumo come principale pratica dentro questi portici, che comunque rimangono orfani, privi della loro destinazione d'uso, che non è sostituibile. Per questo motivo che provavo a dirvi prima, che poi tra poco vi spiego, che alle spalle c'è il vuoto, soprattutto in questi qua, in quelli grandi. Qui c'è un ristorante,
che però ha un'apertura molto grande dall'altro lato, quindi non gli interessa nemmeno mettere i cosi. Quindi sono vuoti, sono bellissimi, vanno reilluminati come vuoi, però sono vuoti. Se si ragiona su che tipo di funzioni metterci è un po' un problema. Oltretutto, altro aspetto, lo diciamo tra un po', questo è sulle pratiche, ora ci fermiamo un attimino, vado avanti tanto, ecco questo qua era l'altro aspetto, vi faccio vedere l'ultima, vedete? La residenza, questa praticamente già è una piazza di natura in cui ci sono pochissime case, perché tra la chiesa e i portici è rimasto forse il 20% di fronte piazza che viene occupato da residenze. E poi le residenze che ci sono adesso sono destinate a B&B, quindi sono residenze stagionali, non stabili. Quindi praticamente nessuno c'ha la residenza in piazza San Giorgio. E questo è un dato importante. A noi è venuto anche solo difficile fare una foto di questa piazza da un luogo privato. Cioè non c'è nessuno tranne il turista che va qui nel B&B che la osserva da un luogo privato. Ci devi per forza passare dentro, la devi attraversare la piazza, la devi vivere sino in fondo. È un tema un po', diciamo, magari edulcorato, però insomma è un tema, una chiave di lettura interessante per leggere quello che sta succedendo adesso in quella piazza, che è fortemente legato alla matrice di come è nata, alla struttura, e quindi a questi portici che sono stupendi, che però insomma hanno questo discorso delle funzioni. E quindi che ci fa la gente che ci va e che staziona qui? Principalmente davanti ai due bar c'è il consumo e davanti alla macelleria. Un po' dovunque, noi abbiamo provato a raccontarlo così, con il giallo c'è il turismo invece, perché è una meta turistica comunque, però resiste ancora, c'è una forte forma proprio direi di resilienza, no? Il discorso dell'incontro, quindi è una piazza che ancora funziona come incontro, cioè c'erano molte persone che andavano lì e che non consumavano, cioè si incontravano giusto per incontrarsi, al di là degli eventi, non nei momenti di eventi, quindi quando esce la messa, oppure quando abbiamo fatto la manifestazione noi, oppure quando c'era un concertino, noi abbiamo osservato queste tre, si incontrano anche di per sé, quindi esiste ancora una comunità che intravede la piazza, apro e chiudo parentesi, nonostante diciamo forse una visione che la vede come troppo la bomboniera, no? La critica mia è troppo la bomboniera da rivendere ai turisti, adesso di nuovo chiusa la parentesi, invece c'è ancora una fascia di popolazione che va lì per incontrarsi, e questo insomma ognuno valuta quello che è, però abbiamo cercato di raccontarlo in questo modo e soprattutto di consegnarlo poi a chi ci doveva fare il progetto. Questa è la residenza, l'abbiamo vista prima, questo invece è un diagramma delle presenze, in cui insomma qui è l'osservazione vera e propria, qui invece cerchiamo di fare un'astrazione anche qui in un'infografica per capire quando ci sono. È un po' rischioso quel discorso, però se volete lo approfondiamo. Poi, come vi abbiamo detto, abbiamo fatto la mostra qui, non vi sto a raccontare che con noi c'entra poco, però insomma poi siamo stati fortunati che era nel periodo di fine aprile, quindi c'era la festa di San Giorgio, quindi abbiamo sfruttato i pali e le luminarie per mettere la mostra di alcune foto.
Metaplan. Oltre al Metaplan, che significa un sistema di scelte in cui abbiamo chiesto alle persone quali sono i valori dominanti su questa piazza, dopo che gli abbiamo detto chi siamo, come lavoriamo, dopo che gli abbiamo raccontato quel sistema di cartografie, quindi hanno visto l'interesse sulla loro piazza, e dopo soprattutto che ci hanno visti una settimana lì con loro a passeggiare, a prendere il caffè, a fare le cose, e abbiamo fatto questo momento in cui gli chiedevamo quali sono il sistema di valori della piazza, quello che un qualsiasi tecnico che ci mette le mani, anche solo all'illuminazione, deve tenere presente, e qual è il sistema di criticità che invece vanno risolte legate a quella piazza. Poi abbiamo sperimentato invece una cosa che abbiamo chiamato planning for real, in maniera un po' impropria sicuramente, ma è quel metodo che un po' si avvicina di più, che invece è una forma visuale di scelte, di opportunità su come si possono, si poteva reimmaginare la piazza. E cioè, uno dei ragazzi di Scie Urbane, Paolo Portaluri, è light designer, ci aveva fornito una serie di alternative possibili, che sono queste che vedete qui, su come si può illuminare uno spazio pubblico e gli edifici che hanno fronte sullo spazio pubblico, tra loro quasi escludenti l'una dall'altra, ma adesso ci arriviamo. E noi gli abbiamo detto: vieni con due alternative, falle vedere alla plenaria, dopo che noi abbiamo ragionato su valori e criticità, dopo, e abbiamo mostrato tutto il lavoro cartografico delle mappe sociologiche, chiamiamole così, e però non mostrare delle alternative su quel luogo, aspetta, mostra alternative su altri luoghi importantissimi, tant'è che c'è il Duomo, no, di Milano. E quindi lui fa capire qual è la differenza tra luce interna e luce esterna, no? La luce interna che viene fuori dalle finestre, quello che è. E poi ci sono ben 7 dicotomie differenti, alternative, no? Verticale e orizzontale, molta o poca luce, e poi andando di qui, tanto non sono tante, moderna, tradizionale, luce colorata e luce bianca, contrasto e uniformità. Nel mentre loro avevano tutti un foglio con 7 bussole e si posizionavano da soli dove preferivano. Semplicemente ascoltando l'esperto che gli spiegava queste cose con l'aiuto delle foto, semplicemente con la base di informazioni che noi gli avevamo fornito l'ora prima, quindi sempre le mappe sociali, mappe che raccontavano l'osservazione partecipante e il sistema di valori e di criticità che è emerso da loro, e poi discutevano. Quindi è vero che i pallini sono singoli, ognuno lo mette dove vuole, però è vero che è influenzato dalla discussione collettiva che si sta tenendo in quel momento, così siamo riusciti un po' a condividere le informazioni. Poi si sono alzati e le hanno posizionate nel posto giusto, nel posto giusto in cui già si vedeva, nel posto giusto, insomma, nel posto dove lo preferivano, questo voglio dire con giusto, già si vedeva che c'erano delle indicazioni dominanti in qualche modo. Queste indicazioni dominanti sono poi riassunte qui, questo riassunto l'abbiamo fatto dopo, come una specie di tachimetro, no? E vedete, a volte l'indicazione è chiara perché sono molto dense in un certo punto, a volte però ce ne sono 2, addirittura 3 qui in luce calda, luce fredda. Subito dopo, giusto per chiudere il discorso, invece le ultime 2 foto, vedete qui. Allora, sempre il light designer aveva preparato con render di questo portico e della chiesa, in cui si facevano vedere delle piccole modifiche al sistema di luce, e in base a quanto era emerso qui, quindi questa cosa qui che non avevamo così graficizzata, l'avevamo più rosa, insomma questa qua, e abbiamo fatto le prove tarandole su quella, come ci si spostava, e quindi il discorso di lì sì che è diventato ancora più condiviso, no? Quindi bastava semplicemente seguirlo, e sembrava un po' tipo come stare all'oculista, no? Che molti di noi, mi sa, purtroppo ci sono andati, io spesso, e quindi dice meglio prima o meglio dopo, no? Quindi aggiunge qualcosa o la toglie, però non è tanto importante dire prima o dopo, ma capire qual è la trasformazione. E quindi di nuovo un discorso di linguaggio, questa volta fatto dal vivo, con le persone, dal vero, però una cosa che anche questa sembra molto tecnica, luce calda, luce fredda, i ragionamenti su dove, come viene vissuto lo spazio, che cosa significa spazio pubblico, che cosa significa transito, che cosa significa stasi, e
come si può interagire, come, qual è il sistema di regole vigenti già, che quali sono gli output, trasformati in maniera visiva, no? Dico, quindi mappe prima, render adesso, o photoshoppate semplicemente, sono un linguaggio nuovo in cui forse il sapere tecnico, esperto in qualche modo, e il sapere invece di chi però lo vive sempre quello spazio, di chi ce l'ha in mente, di chi ha una sua opinione di come lo vorrebbe, possono trovare un dialogo quantomeno, poi non lo so che cosa viene. E questo l'abbiamo fatto a maggio. Settimana scorsa, sulla base di tutti questi output, invece, i ragazzi di Scie Urbane sono riusciti a far venire un paio di collettivi spagnoli di gente che fa illuminotecnica e che fa veramente illuminazione sociale, scusate sono un po' improprio nei termini, però l'esperienza è veramente carina e significativa, perché alla fine lavorando due giorni in un laboratorio concreto, non come i nostri post-it, un laboratorio con le lampade, con il cacciavite, e montando delle strutture, dei fari, che loro uno sponsor gli ha dato, in alcuni punti ben precisi, hanno chiesto al comune di spegnere l'illuminazione classica e le hanno montato. Ma la cosa bellissima è che loro avevano una console che faceva da terminale, arrivava tutto, e con due o tre, così, adesso se su Facebook la trovo ve la faccio vedere, con due o tre rotelle insomma di trasformazione si poteva in diretta far vedere la luce spenta e accesa dall'interno all'esterno, l'intensità della luce sul coso, cioè è una cosa che almeno a me ha sorpreso molto in maniera positiva, e che è stata una bella esperienza e che è figlia anche insomma di tutto quello che abbiamo fatto. E poi se dovremmo ragionare assai su qual è il collegamento tra la famosa relazione analisi e progetto, però qui ci spingiamo, e quindi di nuovo nella forma di progettazione partecipata, però dal vivo questa volta. Questo era il laboratorio di per sé, nei momenti preliminari, in cui questa è la console, arrivano tutti i terminali e poi adesso che la chiude, non si vede più. La piazza, vediamo un po' se fa, questa qua è sempre la console, va chiusa, da qualche parte ci sono altre foto, no? Vabbè, comunque mentre cerco le foto, se volete di farmi delle domande invece sulla parte iniziale, quella delle cartografie che vi ho mostrato, l'aspetto sociale, qua c'ero io che stavo spiegando proprio queste mappe a loro, tutto qua. Non so se sono stato abbastanza chiaro nell'accentuare questo aspetto della relazione forte che c'è tra il linguaggio visivo, cartografico e quant'altro, e come tu spieghi le analisi che fai alle persone, poi principalmente. E questo è uno dei punti. Le foto sempre la stessa. Comunque loro praticamente quella scatolina lì la tenevano in un angolo della piazza, qui dietro, e da lì controllavano, e non solo loro, potevano controllare, poi appena i bambini hanno visto che esisteva sta cosa, c'è la fine del mondo. Ma io, insomma, quando ho toccato a me girare mi sono divertito come i bambini, sinceramente. Sotto il controllo dei bambini passanti. Da bambini chiunque, ognuno, quando tu muore la sera si gira le manopole come io. Stasera è vero. No, peccato, perché c'è stato un buon ritorno di persone. Però forse l'amministrazione non c'era al 100%, quel giorno il sindaco era fuori. Solite cose, però. Che non c'è mai al 100%. Cioè, poi magari lanciano anche delle idee che possono sembrare interessanti. Poi, no? Lanciano. Poi però non le seguono, si perdono metà strada. Sì, devi essere bravo lì, eh. Sì. Devi essere credibile, insomma. Un po' di fattori. Culturale da parte di
Ciao Ilaria. Che facciamo? Continuiamo? Facciamo la pausa? Come volete? Pausa. Se avete domande, però facciamole prima, così sono a caldo. Sul sistema della piazza, su queste cartografie dell'osservazione partecipante, questa roba qui, poi beccavamo sempre. Vai, vai. Anche in questo caso, chi sono le persone che siete riusciti a coinvolgere in questo progetto? Guarda, in questo caso eravamo un po' più agevolati, perché come ti ho detto, le realtà che stavano lavorando lì sono tre, di cui una è molto locale, questa realtà di Inculture che lavora in Grecia. E le persone sono persone locali, su cui siamo, è sempre difficile arrivare alle persone. E l'espediente di questa roba qui, che si chiama osservazione partecipante, noi lo usiamo spesso, insomma a me piace in particolar modo, proprio perché ti porta da loro. Prima di andare a fare il momento di progettazione partecipata, la metodologia o di inserire l'installazione, cioè tu entri nel territorio, nello spazio, anzi con in punta di piedi, no? Dici piacere, io sono Rino, stiamo facendo questa cosa qua, e quindi metti a chiacchierare e allora ti seguono un po'. Il problema è la continuità, perché noi abbiamo avuto molto riscontro mentre eravamo lì a chiacchierare, poi vieni sabato, sì vengo, poi veramente abbiamo avuto questo problema che il sabato c'era il diluvio universale, non si poteva fare nemmeno sotto i portici e quindi l'abbiamo dovuta spostare al martedì, perché il sabato dopo noi eravamo già impegnati in un'altra cosa, chi fa questo mestiere della... cioè, se sembra un po' fare i concerti, no? Sono molto più liberi i lunedì che i sabati, i martedì non fai niente di solito, quindi l'abbiamo spostato a un martedì e il sabato dopo non potevamo, ma comunque non potevamo perdere troppo tempo. Quindi è difficile risponderti, è difficile sempre rispondere a questa domanda, però in generale tutto Melpignano più o meno sa che cos'è questa operazione, anche perché c'è stata la mostra lì per tanto tempo. In generale siamo entrati nel tessuto sociale vivo, vero, di chi abita quel luogo, ci interessava di meno forse dialogare con i soggetti portatori di interesse, no? Di qualche rilevanza, che pure abbiamo cercato di contattare. L'osservazione partecipante lavora anche da quel punto di vista, cioè si va lì, si sta, si fanno le interviste, le chiacchierate, anzi non interviste, con le persone che ci sono. Una volta che c'è una relazione di fiducia, ma stabilisci pure da mezz'ora se gli spieghi tutto, gli dici mi porti la foto di quando ti sei sposato qui, se ti sei sposato qui perché c'è la chiesa oppure di un altro momento, e quello è un espediente che pure noi abbiamo utilizzato diverse volte, che non ha funzionato benissimo, però qualche foto carina ce l'abbiamo avuta. E in ultimo tu agisci sull'altro lato, che è quello invece di prenderti dei testimoni privilegiati, che ad esempio è il macellaio che tiene quella struttura lì da 60 anni, e farti dire che cosa è successo, come la vede lui, chiaramente devi capire, no? Oppure molti soggetti importanti che hanno anche una leadership, no? Sul territorio, lì esiste tutto il discorso della comunità del cambiamento, quindi che è una cosa, adesso non sto io a spiegarla, però molto interessante. Stiamo parlando, come vi ho detto quando ho introdotto il discorso, no? I territori sono importanti, anche banalmente nella stessa identica provincia, la stessa identica dimensione, stanno a 10 km l'uno dall'altro, però trovi questo territorio molto più attento ad alcune dinamiche, anche di costruzione di senso civico, di partecipazione, tutto quello che vuoi, ma se vuoi pure più denso di eventi. Cioè, per farvi capire, la settimana dopo l'osservazione partecipante, loro avevano lì con la comunità del cambiamento un workshop con Franco Arminio di 3 giorni, no? Poi il sindaco appunto stava altrove, poi c'era quell'altra cosa. Un po' tutti i comuni, i più piccoli sono, più si impegnano, no? Quindi questo problema lo trovi pure altrove. Però lì in particolar modo, perché poi le persone appunto, partecipare è una risorsa, quindi devi mettere in moto diversi aspetti. Ma anche il processo di raccolta di idee, di discussione poi della visione, avete dato diciamo un peso differente alle diverse opinioni, avete organizzato dei focus group? Sì.
Sì, sì, no, ma il percorso, adesso io ho incentrato, diciamo, il racconto sulle mappe, quindi sulla parte dell'osservazione, però mi fa piacere risponderti, diciamo, se mi chiedi del percorso. Il percorso chiaramente era immaginato in un modo, poi è stato fatto più o meno così, non proprio esattamente così. Però il percorso prevedeva le tre fasi, l'osservazione partecipante per essere riconoscibili noi e per capire come funziona lo spazio, la mostra per tirare fuori un sistema di conoscenza visivo, anche quello, un sistema di prospettive, un sistema di differenze storiche di come sono venute le cose, e da lì già venivano fuori da una e dall'altra un sistema di indicazioni, di output progettuali, e poi il momento, questo qui vero e proprio partecipato, che abbiamo condotto tramite il Metaplan e tramite quell'espediente simile al Planning for Real, che invece è quel discorso sulla luce, squisitamente sulla luce, ma la prima parte, quella del Metaplan, no, io l'ho detta molto velocemente, ma ha impegnato tutto il pomeriggio. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo raccontato tutto quanto fatto fino a quel momento, con l'aiuto delle mappe e di altre indicazioni visive, quindi un videoproiettore sempre per spiegare le cose in maniera più veloce e più facile. Ma poi abbiamo chiesto loro, e si vedono quelle foto in cui giochiamo con i post-it, no? Abbiamo chiesto loro quale secondo loro è il sistema valoriale per quella piazza, non partendo da zero, partendo da quanto ci eravamo detti, ed è questo sistema qui, e qui viene tradotto anche questa, se vogliamo, una mappa, no? Con un peso specifico di alcune cose che sono più o meno importanti, e con delle relazioni che quindi mettono al centro un cluster piuttosto che l'altro, e quindi queste sono poi trasformate in indicazioni di progetto. Questo è, diciamo, il più, i valori, le cose da valorizzare, da sottolineare, e questo invece i meno, le criticità. Su questo abbiamo dovuto ragionare, perché noi appunto avevamo, se vogliamo, anche il limite, che non era riqualifichiamo la piazza, rigeneriamo il luogo, lo spazio pubblico, ma c'è da fare un progetto sull'illuminazione, che poi, se la rifletti bene, è una delle poche cose che puoi fare su una piazza del genere, che è già basolata, il portico non lo puoi toccare se una sovrintendenza parte, poi non lo puoi fare granché. Quindi l'illuminazione invece è un tema molto interessante, è un po' più centrale. Quindi alla fine abbiamo accettato la sfida anche quando ci siamo resi conto di questo aspetto qui, e qui c'è un sistema di criticità. Ma legato a cosa? Non all'attuale sistema di illuminazione, del quale forse non me ne può fregare di meno, perché tanto lo devo rifare, ma a come viene vissuta la piazza, quali sono le questioni in essere, no? E quindi è questo, non so se ho risposto alla tua domanda, però forse dobbiamo ancora un po' aspettare, perché parallelamente a noi, subito dopo anzi, partiva uno studio di fattibilità sul cambio dei punti luce, sul cambio del sistema di illuminazione, che prende anche spunto, insomma, io non l'ho visto, però deve essere coerente in qualche modo con le indicazioni uscite, quindi in qualche modo con questa tavola che provo a riassumere, che non è l'unica, però, no? Quella lì che ho fatto vedere alla fine, però alla tua domanda in parte ancora non possiamo rispondere, perché non è abbastanza maturo il percorso per sapere poi se quelle indicazioni progettuali, se non ho capito male, poi in che cosa si vanno a trasformare, quali sono le ricadute. E beh, adesso il passaggio successivo, una cosa che appunto è inedita, non è mai successa, è stata questa di visualizzarle dal vivo come trasformazioni possibili, no? Anche se in maniera chiaramente molto distante da quello che sarà la verità, però intanto così, diciamo, piccoli tasselli. Poi queste cose, insomma, si fanno con le forze che si hanno, quindi è un po' difficile, però sicuramente il concetto, che poi vediamo tra un po', dopo facciamo la pausa, magari di mappa dinamica, no? Di mappa che serve per, cioè, questo report l'ho stampato, mi serve per farglielo vedere, una volta che faranno lo studio di fattibilità, magari poi il sindaco lo mostra a qualcuno, cioè poi è finita il suo ruolo, no? Non voglio dire che chi se lo guarda più, però è importante in quel momento per le scelte. Quindi è importante immaginare la mappa per il ruolo che ha nella ricaduta delle indicazioni progettuali, quindi la mappa a servizio del progetto. Poi l'importante è la realtà, no? In questo caso ancora di più che nelle altre mappe. Poi la mappa può essere pure bella di per sé, te la appendi, io ne tengo appese a casa qualcheduna. Non queste sono mappe molto semplici, non hanno un particolare valenza estetica. L'importante è avere
una comunicazione precisa, sapere a chi deve arrivare, qual è il target, no, della mappa. A me spesso il target, essendo la comunità, tu la mappa la devi fare quanto più semplice possibile, anche ricalcando cose banali, scontate. Io, come vi ho detto, non è che amo Google, no? Però Google sta facendo un'operazione, se vogliamo, di, da una parte, di banalizzazione dell'elemento riduttivo del territorio, no? Perché tutti immaginiamo ormai il territorio o una cartografia come quella di Google, mentre prima erano un po' diverse. Forse succedeva lo stesso con l'Atlante di Agostini, no? Che più o meno avevamo quello tutti, quindi tutti immaginavamo la mappa politica dell'Italia era quella, la Puglia era rosa, Piemonte era giallo, marroncino, era così nell'immaginario collettivo. Adesso invece è Google nell'immaginario di tutti. Come dicevo, io non lo amo tanto, anche per questo motivo qui, però sicuramente arriva a tutti. È una cosa molto più permeante, divulgativa, aiuta a discutere, aiuta a capire. Cioè l'elemento visuale è quello, la forza visuale sta lì. E l'obiettivo di questi lavori, alla fine dei conti, è sempre quello quando ti rivolge alla comunità. Poi avete visto che ci sono anche altre mappe un attimino più ricercate, più attente, più dense di informazioni. Adesso pomeriggio, se vi apro il QGIS con l'altro computer, vedete che per fare quell'output progettuale semplice, magari della piattaforma rurale in vita ciclica, tu c'hai mille strati informativi che però devi controllare. E di nuovo, non è detto che l'output sia che ci devono essere tutti. L'importante è che tu ce li hai. Perché? Perché lì stai stravolgendo proprio il concept. Lì non ti interessa l'elaborato cartografico, lì ti interessa lo strato informativo, il dato tabellare, se vogliamo, la possibilità di ancorare delle scelte intelligenti a un sistema. Il sistema informativo geografico è quello. Questa è la differenza. Però nella loro modestia, nella loro utilità, anche queste qui che vi ho fatto vedere sono poi, in fin dei conti, degli strati informativi, no? Tutti quelli lì iniziali, che servono per dare ognuno un'indicazione e sono mappe, come io le chiamo dinamiche, chiamiamole come vogliamo, no? Però sono delle mappe che la cui validità è oggi, per l'obiettivo che mi servono. E possiamo permettercelo di farlo, questo ormai, perché non hanno grandi costi, non è che devi mettere lì una settimana a disegnarla, no? Questa è una mappa che viene fuori anche abbastanza semplicemente. La cosa difficile è il concept che c'è l'osservazione, capire se serve descrivere questo fenomeno. Non è che io prima di fare l'osservazione avevo i titoli delle 11 tavole, no? Non funziona proprio così. Cioè questa qui non l'avrei mai fatta all'inizio, perché io sapevo che dovevo descrivere Piazza San Giorgio, quindi Piazza San Giorgio è questa. Poi quando sono andato lì ho provato a raccontare anche la difficoltà, l'imbarazzo nostro di capire qual è lo spazio pubblico di Piazza San Giorgio, questa piazza che poi per alcuni aspetti non riesce a toccarla, no? Perché non è che ci sono proprio le persone che ci abitano. Noi pensavamo di bussare a casa le persone che ci abitano in Piazza San Giorgio per farci dare le foto, e non ci abitava nessuno. E non solo non ci abitava adesso nessuno, ma storicamente ci hanno abitato pochissime persone. Noi siamo arrivati al giovedì, al venerdì, a parlare con una persona che è nata lì, in una di queste case, che adesso abitava altrove. È stato difficile arrivarci, proprio per la sua connotazione. E quindi è diventata utile questa mappa qui, che descrive questo fenomeno, che è un fenomeno addirittura che parla di te stesso, però è importante descriverlo secondo me, cioè di come tu intendi lo spazio pubblico, di come cambia la definizione di spazio pubblico lì, di come passi dallo spazio scoperto di Piazza San Giorgio agli spazi scoperti, coperti e chiusi, perché abbiamo inserito i bar, del sistema di spazi pubblici che fanno capo a Piazza San Giorgio, no? E vedi che a parole è molto più difficile piuttosto che quel gradiente di mappe che si allargano. Non so se funziona, però l'obiettivo era quello, cercare di farlo funzionare, di descrivere questa cosa qui, che anche la leggenda non riesce bene a definire, no? Vabbè. C'è altro? Se no mangiamo la focaccia, poi...